commedia surreale e all'insegna della tradizione popolare. Da domani a Porto Sant'Elpidio la proiezione del film dialettale Tutto Marchigiano. Dal 26 settembre a Porto Sant'Elpidio verrà proiettato il film dialettale I tre giorni della Merla. Il film appunto tutto in dialetto di Gabriele Felice, girato a Servigliano e prodotto e distribuito dalla casa di produzione marchigiana Media Film. Vediamo il servizio. Voi tutti vi trovate di fronte alla morte. Una commedia surreale all'insegna della tradizione popolare. Il dialetto è quello a cavallo tra le province di Ascoli, Fermo e Macerata. Protagonista la morte che nella fredda notte del 29 gennaio 1975, il primo dei tre giorni della Merla, si presenta a casa del vecchio agricoltore Gigittu, proprietario della terra che occupa. Quando si presenta, la morte annuncia che alla fine dei giorni più freddi dell'anno porterà con sé uno dei componenti della famiglia. Da questo momento in poi una serie di situazioni comico-grottesche che coinvolgeranno anche un amico di famiglia, trovatosi lì per caso, il parroco del paese chiamato a benedire la casa e il sacrestano che l'accompagnava. Il film è composto da attori con una lunga militanza teatrale come il 76enne Giuseppe Felici, Flavio Cruciani e l'attore e commediografo Gabriele Mancini, solo per citarne alcuni. Il tutto accompagnato dalle musiche originali composte da Enzo Sartori. E i tre giorni della Merla.